Allora, grazie per il vostro intervento, vi abbiamo invitati a questo, diciamo, a un momento di discussione di una brillantissima operazione della squadra mobile coordinata dalla DDA, dal dottor Montemurro. È una prosecuzione di un altro ingente sequestro di sostanza stupefacente, e questo è particolarmente importante anche perché si tratta di cocaina, circa 20 kg di cocaina, e sicuramente avrebbe invaso alcune piazze anche del territorio salernitano. Devo riconoscere con grande soddisfazione alla squadra mobile, dottor De Salva, dottor Amodio, ma agli uomini della sezione narcotici che sono veramente, hanno passione, hanno impegno, hanno determinazione, e una gran bella squadra mobile fatta di uomini che si impegnano non solo sull'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche sui reati predatori. E devo dire che in questo momento tutte le sezioni, tutte le varie articolazioni della squadra mobile sono impegnate, ognuno per la sua competenza, su vari fronti. Ne abbiamo dato dimostrazione anche l'altro giorno con il seguimento di una macchina, su cui abbiamo vari livelli di impegno, e sono, tutte le sezioni sono usate, e questo è un fatto estremamente positivo. È chiaro che queste operazioni, senza il prezioso contributo fondamentale della direzione di Stato delle Mafie, del dottor Montemurro, che da questo punto di vista è instancabile, non si potevano realizzare, e d'altronde la sintesi del rapporto tra l'autorità giudiziaria, tra la procura e le sezioni investigative delle forze di polizia. Un fatto positivo è droga sottratta ai giovani, e questo giovani anche adulti. Prima di arrivare a colpire i personaggi abbiamo deciso, da un punto di vista operativo, di innanzitutto in via preventiva, stante la possibilità che ci viene fornita da questo ingentissimo traffico di sostanze stupefacenti, di aggredire il patrimonio e di aggredire direttamente la materia prima oggetto del patrimonio. La nave ha fatto attracco a Civitavecchia intorno alle 19.30 e le operazioni di protezione sono iniziate. Sempre la stessa nave, sempre quella che attracca. La nave sì, è la stessa, la linea è la stessa, il TIR è diverso, e anche il sistema di occultamento ovviamente è più insidioso, perché trattandosi di sostanza più compatta, quindi di peso minore, diciamo, era più facilmente occultabile nei 18 metri di TIR, che quindi consentivano un occultamento particolare tra le pedane che trasportavano l'altra merce, di regolare e lecito trasporto. Intorno però alle 21 è stato rinvenuto il borsone carico di questi panetti di stupefacente, che sono caratterizzati dal fatto di essere diciamo, contornati, infatti il peso complessivo è di 25 kg e 400 grammi. Ho fatto una stima, insomma, che la quantità effettiva di sostanza stupefacente superiore ai 20 kg si tratta quindi di un alto livello di purezza, come potete immaginare, visto che arriva a livelli di grosso, quindi destinata poi al taglio successivo. Dicevo che per confondere possibili attività di controllo occasionale, ogni panetto è circondato da sostanze diverse. In parecchio c'è la senape, non so se in altri sta il ketchup, non so. Comunque è contornato da sostanze per confondere il rinvenimento, per esempio, di un carcinofile o situazioni occasionali.